le chiede di altro, ma chi sto chi ancora qua? E certo, signor Capo, non è chiede. Signor Capo è bianco, Prima che mi scordo, saluto per tutti, per lunghi e per tutti, per schietti e per maritati, e magari con chi di casù incazzate, disorientate, preoccupate. Va bene? Un saluto per tutti. Dalla nostra rubrica non ne scordiamo il nostro passato, oggi è un turno recontare le nostre nanne. E precisamente i contarini gli fa. Siamo arrivati al 12° conto. Oggi ha per titolo gli fa una locanna, che era una specie di ristorante, una locanna. Gli fa se ne è venuto a travagliare appena somana in Ammassaro. Ci faceva andare i piccoli, ci faceva polizzare la strada, e così. O pagava, per carità, era pagato e soprattutto ce l'aveva a mangiare. Ogni mattina spunzata lo latte, mangiuta le vacche, ma soprattutto manzonno e a sera pasta che fave, pasta che fave. L'indomani, latte mattina, io manzonno e a sera pasta che fave che proprio non ne potia a ciò. Io pensavo, dice, ora, voglio fare una cosa nuova. Quando fu paiato Roma Sarro dopo una settimana di travagliare, che fece? Ora dicevo, dopo che aveva una settimana, che mangio pasta e fave, ora mi noi al ristorante, ah, ma fare una manciata bellissima, e se ne al ristorante. Cioè sì, ho ritto ritto come un pappagallo e si assettavo a mezzo a tutti l'altro niente. Va bene. Un cameriere, logicamente, se ci avvicinava, buongiorno, salutava educatamente e ci rese un menù. Io fece finta all'italiano perché non sapeva né leggere e manco scrivere, faccia finta. Allora prego, che vuole lei, che cosa desidera? E appunto che non sapeva che leggere, ci gli fa, coito, indagavo a caso. No menù, chi sto voglio? Sicuro? Sì. Voglio chi sto che ci sta indicando, coito, che l'ho letto e mi piace, è una cosa bella. Come dice lei? Dopo una mensurata, s'arricoglie un cameriere con fanquotto di pasta che fave, perché coito ci aveva caruto proprio una pasta che fave. Coito aveva caruto, ma caro coito gli fa, madonna, gli fa figlia, a morte, rosucci. Dalla terra e per giunta non sa poteva pigliare con nulla, con cosa aveva pigliare, che aveva deciso quello che sapeva mangiare e quello che non sapeva mangiare. È giusto, abbia le sforzi, abbia la mottuna, abbia la cognuna, si mangiava tutto. O canterino, c'era una persona che ci aveva portato la morruzza, cognuna era 300 grammi, bella morruzza. Gli fa, caro mio, cominciava a tagliare, Maria, che bella, e faceva così, a chiesto io a mangiare, nasamente regia, tagliava a bocca aperta, ah, che bello, che bello. Mentre che finirono di mangiare, un signore che sapeva mangiare il rumor russo, ci si senta, cameriere, bis, bis. Appena disse bis, su cameriere, il signore, la cugina ci portava un altro rumor russo. Io fa, si mise cata, stavo dando sbaglio, un morruzzo vuol dire che si chiama bisse, quindi io stavo dando sbaglio. Dice, lei desidera qualche altra cosa? Ci disse, io fa, sì, bis, e per giunto voglio abbondante, non vado a spese. Come dice lei, sì, bis, se ricoglio cameriere, capasta che fa però fanquotto, ce ne scia fora. E perché logicamente gli fa se abbiamo mangiato la pasta che fa un bis che era la pasta che fa, perciò gli fa morse, ci stava pigliando un infarto. Ah, bene, per mangiare la silla nervosa, dice, mentre va a mangiare io che ci appaiare tutto cosa.
Poi all'ultimo non ne porta più, pigliavo, se mangiavo quasi tutto, pigliavo, romela lire, ci mise no tavolo e se mio, e si mise a correre. Perché ci veniva magari rovesciato. A capote, perciò dice, meglio che me ne voglio fuori. E che cosa succede? Succede, giù, a mangiare, l'aveva fatto. E allora, un cameriere, siccome c'è che andare a Riesto, ci corria a piedi e ci diceva, oh, gli fa, ci corria come un pazzo, gli fa, chi è? Che volete da lontano? Che... A venire qua, a Riesto, gli fa, a Riesto, a Riesto. Io faccio rispondere, ancora Riesto, ma orato le porci, oratolo, che io non ne voglio, che non ne posso giù, mi viene a rovesciare. O babbo, che io faccio paria, a Riesto lo mangiare, e non le sorde. Come finio? E finio, capersi, un Riesto le sorde, e capanza come una vutta, cino, ripasta e de fame. A così ci finiva ora, gli fa, vedete? Le disavventure belle e simpatiche, gli fa. E per questo bellissimo raccontino, il nostro maestro ha picciotto ne fa una più bella della nostra composizione. A voi anche la musica bella di Pippo Ceruto. A risentirci.